episodio si riprende con Monster of 2 Zerkalix Ninja. Oggi in tutta tranquillità ci facciamo Terra Condor. Quindi aiuto, c'è un condor mostruoso. Calmati, ti aiuterò io. Da che parte è andato quel condor? Bip bip, io temevo di essere incenerito. Il condor è andato verso le rovine, bip. Grazie, vado subito a controllare. Aspetta un attimo, non puoi proseguire. Il condor ha fatto fuggire tutti gli Earthfiamma dai loro piedistalli. Il sistema di sicurezza ha bloccato la strada che devi percorrere. Per disattivare tutti gli Earthfiamma devono essere riportati sui piedistalli. Bip. Quindi devo trovare ogni singolo Earthfiamma e riportarlo al suo posto. Esatto, bip. Se il condor ti attacca, rifugiati nelle rovine, entra dalle scale. Se non ti nascondi, il condor cercherà di mangiare gli Earth. E il suo attacco farà del male anche a te. Stai attento. Ho capito. Aspetta. Se il condor cattura un Earthfiamma, questo tornerà subito nel luogo in cui l'hai trovato. Nella parte superiore sinistra di questa zona c'è un Earthfiamma. Devi trovarlo. Ora vado a nascondermi. Buona fortuna. Bip. Diamoci da fare. Ok. Ok. Che paura. Tu sei un Earth dei piedistalli? Sì. Boop. Ok, ti riporterò il tuo piedistallo. Dov'è? Sul serio? Grazie. Il mio piedistallo è est di qui. Fatti il piedistallo est. Ma attenterò quello volatile. Siamo il suo spuntino preferito. Allora, il piedistallo est. Allora, tecnicamente i significati di sono nord in alto, sud. Est a destra e ovest, quindi dovrebbe essere in alto a destra. No, il volatile! Ok, tranquillo. So come si... ma dovete fermo! Ok. Tecnicamente è qui. Qui. Sì! Ok, i suoi amici sono ancora nascosti. Sento che uno di loro è qui vicino. Ok, ci penso io. Più vicino, ok, più vicino di così si muore. Ok, se non si piedistallo sì, a ovest di qui, per il piedistallo ovest, ok. Ok, ovest tecnicamente è opposto a est, quindi è tutto in diagonale, questo gioco dovresti essere tu! Grazie, ok. Dove lo percepisci? Qui, ok, più vicino. Stage Isol. Ok. Che paura, ok, sì, piedistallo al nord. Ok, ce n'è uno qui, ok. Che paura! Tu sei un Earth dei piedistalli? Il mio piedistallo è a sud di qui, infatti il piedistallo sud. Ok, ti porterò il piedistallo, dove? Grazie mille. Ma ha detto dove? Non lo so, non ho letto un punto. Ma io non sono ancora uscito. Fantastic, ok. C'è un altro trovo. Ok, all'ultimo. Che fiamma! La porta che conduce all'interno della rovina è stata aperta. Grazie, forza, andiamo. Quel uccello spaventoso! Ti proteggerò io. Qual è il tuo piedistallo? Il piedistallo nord di qui, infatti il piedistallo nord. Ok, ti porto il tuo piedistallo. Grazie. Non mi fermerai. Grazie per il tuo aiuto. I miei amici hanno bisogno di aiuto, quelli sono ancora nascosti. Sento che uno di loro è a nord di qui. Ok, ci penso io. Potrei farlo. Ok, grazie. Non metto il piedistallo. Che piedistallo è adesso questo? Voglio morire. Ok. Vediamo se è questo. Sì. Che culo. Ok, invece, ok. Sento che uno a nord di qui. Mamma mia, l'odio. Ok, quello circondato dall'acqua è questo in teoria. Più di massimi aumentati. Non pensarci neanche, corvo. Grazie per il tuo aiuto. Ok, ok. Dimmi dove sono. Cosa? Come riesci a liberare la posizione? Oh mio Dio. Ah, ce n'è uno qui. Per c'è spaventoso, ti prego io. Quello più difficile. Mi pisterò quello ovest, ok. Dovrei i miei due? Spada Berserk, non ci penso manco morto di precipitarmi verso un nemico a caso. Ok, salviamo. Ok. No, non ce la farai, non ce la farai. Ce la faccio proprio io, vai.
E poi fum. Fum, fiamma. Ora potrei raggiungere quel condor. Ok. Non riesco a muovermi. Cosa intendi fare con noi? Non mangiarci, abbiamo un pessimo sapore. Ho tanta fame. Non vi mangerò. Sarete la mia offerta a Mu. Cosa? Come sarebbe a dire la tua offerta? A Eila la risata è un segno della nostra felicità. Alziamo gli occhi al cielo e ridiamo per onorare Mu. Ecco perché offrirò le vostre risate a Mu. E c'è un solo modo per farlo. Il solletico eterno! È una crudeltà! No! Mega Man! Quando rido mi viene ancora più fame! Davvero siamo finiti con questo? Vi aspetto un viaggio senza fine nella terra dell'eterna risata! Fermo, dove sei, Terra Condor? Ah, sei arrivato fin qui! Avevo ordinato gli abitanti del villaggio di eliminarti! Ah, sì? Beh, loro mi hanno chiesto di occuparmi di te! Quegli stupidi non hanno idea del mio potere! Ma non importa, dopo averti sconfitto, impareranno a venerarmi! Con il mio potere illimitato diventerò il dominatore assoluto! E ora affronterai il grande potere di Mu! Arriva, ragazzo! Battaglia d'onde! In azione! E finalmente, dopo 34 minuti, Terra Condor! Non sto scherzando, 34 minuti! Ok. Ok, partenza più o meno decente, perché forse... No, aspetta, questa non va. No, invece va! Buona, non è ancora morta l'altra. Ok. Sì. Aspetta, vogliamo continuare così per un po'. Fantastico! Mi ricordo che un mio amico non riusciva a battere con questo boss. In realtà è così semplice la meccanica di schivare. Aio! È così semplice se non vi fate abbindolare dal fatto che dovreste spostarvi e non tentare un contrattacco. Ok. Fail, scusate, colpo mio. Perché ridiventi Zerk Aragisus? Perché almeno così ho un potere in più. Sì, dovevo diventare ninja, effettivamente, ma che ci volete fare? Sì, mi sono rincretinito. Ok. Ciao. Dai. Tutto a posto, spero di sì. Ciao. Posati. Vorrei prendere. Non ci credo, dobbiamo andare. Questa, veloce. Perfetto, dovrei aver distrutto i due così ai lati. Ok, eccoli. Ok. Au! Ok, no, ci potremmo distruggere, non mi ricordo. Scusate, ho bisogno di vita. Sì! Oh, giusto, faceva quello. Basta guardare avanti. Sembra un bordello, in realtà non lo è, perché basta guardare avanti. Della vita una barriera, allora facciamo per la barriera. Optiamo per la barriera. Così volevo finire, in questo modo, con un bel contrattacco. Ok, alleluia. Alleluia. 34 minuti, veramente, ragazzi. E per arrivare a un boss che ne è durate due. Oh. Yeah. In realtà meno se contiamo. No, 34. Oh. Sono finito. Come i miei sogni di ricchezza, non ero abbastanza potente. Perché le interessa tanto la ricchezza? Tu provieni da un paese ricco, quindi non puoi capire. Dato che noi di Eila cerchiamo di mantenere le vecchie usanze, il nostro paese non è progredito molto. Mentre le altre nazioni prosperavano, noi vivevamo ancora in povertà. Non sai quanto è stato frustrante per tutti noi. Quindi voleva Bud come nuovo capo e attirare altre persone fin qui. Non ho capito molto bene la situazione, ma non può lasciare le cose così come sono? Sono rimasto a Eila per poco, ma credo sia grandiosa. L'aria è pulita, la gente è simpatica e il vostro cibo è davvero fenomenale. Budicus! Perché il suono corretto è Budicus. Scusa, Bud. E quando si tratta di cibo può fidarsi di Bud.
Ha perfino rinunciato allo stufato, il suo preferito, per mangiare le vostre costolette. Ho trovato! Dovresti dire alla gente che le vostre costolette sono una specialità. Sono sicuro che la voce si spargerebbe in un bolino. Arriverà gente da tutto il mondo per provarle e ne andranno matti. È un'idea eccellente, Bud. Anche a me piace molto Ayla. Gli abitanti sono amichevoli e si salutano sempre. E questa natura rigogliosa ti fa sentire vivo. Non pensavo che degli stranieri la pensassero così. Grazie. Mi sembra di essermi appena risvegliato da un lungo incubo. D'ora in avanti penserò solo alla felicità degli abitanti di Ayla. Ok. E lo sciamano, venite, lo sciamano! E io cosa c'entro in tutto questo? Nessuno si chiede cosa ci fa lì quello straniero che non era stato catturato da Terra con... Vabbè, che sollievo, sta bene! È ferito, sciamano? Eravate tutti in pensiero per me? Scusatemi, sto bene come vedete. Queste persone dietro di me mi hanno salvato. Grazie. Ayla! Ayla! Amo questo paese. Che poi in inglese si chiama WhatsApp. E c'è gente che urla. Ok, invece, qualche giorno dopo... Ehi, sono dimesso questi! Ayla! Benvenuti a Ayla! Sono lo sciamano! Salve, sciamano! Siamo venuti qui in vacanza da Netopia! Abbiamo sentito tanto parlare delle vostre costolette speciali! Le nostre costolette sono le migliori! Ma dovreste aspettare la cena! Ma dovrete aspettare la cena! Ora venite! Vi faccio fare un giro! Prima vorrei chiederle una cosa! Con piacere! E lo chiedo da quando siamo arrivati qui. Cos'è quella? Oh, quella? Quella cosa? What? Budikush! Budikush! Quella è la statua del Sommo Budikush! Wow, il Sommo Budikush! Chissà cosa ha fatto per meritarsi una statua. Già, è un vero eroe. L'eroe di Ayla. Mamma mia, è scintillato! Ok, molto interessante, molto interessante. Ok. Nessuno può fare del male ai miei amici. Sei patetico. Non mi importa cosa mi succederà. Sarò sempre pronto a difendere i miei amici. Patetico. Non penso che continuando a dire patetico tu possa risolvere qualcosa solo. Amici, forza legame. Come ho fatto a perdere contro di lui? È impossibile, non voglio crederci. Cosa si prova solo? Cosa si prova a essere sconfitti da ciò che si odia di più? Chi ha parlato? Hollow! Cosa vuoi, Hollow? Ho un messaggio da parte di Grande Vega. Devi usare la prova Indy. Lasciami in pace, non sono il vostro schiavo personale. E di sicuro non mi serve il vostro aiuto. Se disprezzi così tanto la forza legame, allora avrai bisogno della prova Indy. Che vuoi dire? Devi prepararti a utilizzarla. Solo così potrai ottenere un potere inimmaginabile. Ma prima dovrai liberarti di tutta la tua forza legame. Dovrai rinunciare alla forza legame per sconfiggere Megaman. Così potrai dimostrare quanto inutile sia la forza legame. Non credi? Se non ti senti ancora pronto, io non ti costringerò. Hollow, dammi quella prova Indy. Sono sempre stato solo. Non devo rinunciare ad alcuna forza legale. Molto bene. Puoi avere la prova Indy. Ok, molto interessante, perché ci vorrà del tempo prima che tu possa legarti a essa. Quindi sofferenze umane, tipo Wolverine, avete presente? Sonia! Eccoti qui, Sonia. Forza, torniamo a casa. Sonia? Dove sei? Sonia! Sonia?
What? Ah, incubo, ok, no, era solo un sogno. Un incubo vorrei dire. Continuavi a chiamare Sonia mentre dormivi. È passata una settimana dal ritrovamento di Bud, ma ancora non sappiamo dove sia finita Sonia. Sono in pensiero. Ricorda che c'è Harp al suo fianco e che può trasformarsi. Sono sicuro che saprà cavarsela. Ma è pur sempre una ragazza tutta sola e... ed è la prima persona in assoluto con cui ho stretto una brother band. Ehi, una chiamata! Una chiamata! Accesso! Sei felice, Geo? Io sono contentissimo! Sono così contento che ho mangiato 10 porzioni di stufato! È come se... non trovo le parole! Calmati, Bud, ora dimmi cosa sta succedendo! Si tratta di Sonia! Forse so dove si trova! Dici sul serio? Sì, vieni subito da me! Ho già chiamato gli altri! Andiamo a prendere Sonia? Arrivo subito! Ok, ragazzi, ma... se l'episodio scorso è stato corto, questo non lo sarà per niente! Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video dove andremo a recuperare Sonia, quindi bella ragazzi!